Sono in compagnia di Marina, siamo sull'erba, è un ambiente qui accanto al castello al quale non sei più abituata, così? Sì, diciamo che insomma adesso ci siamo abituati di più all'ambiente marino, però c'è da dire che in un castello abbiamo vissuto per un paio di mesi al porto di Kerkira, la capitale di Corfù. Per cui mi piace questo ambiente, l'importante è che ci sia un po' di natura. Ricordiamo che Marina con Fabio, Valerio, Leilani e i due gatti stanno vivendo un'avventura intensa, vera. Quando siete partiti? Come sta andando? Allora, siamo partiti, abbiamo cominciato a vivere in barca a novembre dell'anno scorso, Fabio un pochino prima perché ha sistemato la barca, e siamo partiti a gennaio del 2018, per cui quest'anno, da Porto Viro. Abbiamo sceso per tutto l'Adriatico d'inverno, che è stata una bella sfida, e poi dal porto di Brindisi, dal porto delle Indie, dall'approdo delle Indie, siamo partiti e siamo andati direttamente in Grecia, nella città di Corfù. Sul web tantissime domande, tantissime curiosità, forse quella che emerge maggiormente è l'interrogativo rispetto alla scuola, i bambini e i libri, che rapporto hanno? Allora, quest'anno è stato abbastanza semplice, infatti ci troviamo qua a Novara per l'appunto perché Valerio ha fatto gli esami per avere l'abilitazione alla prima media, ha dovuto sostenere degli esami di quinta elementare in sostanza. È stato relativamente semplice perché abbiamo semplicemente preso i libri che avevano in essere i suoi compagni e abbiamo seguito il programma ministeriale. Poi Valerio è molto bravo, quindi è stato veramente abbastanza semplice seguirlo in questo percorso. Abbiamo studiato in barca, la mattina invece che fare lezione in un'aula di scuola aprivamo i libri e facevamo scuola in barca, oltre a tutto ciò che comunque ha imparato al di fuori di quelli che sono i libri di scuola. La qualità della vita, che scelta coraggiosa state portando avanti? Allora, questa è stata proprio una scelta dettata proprio da queste motivazioni. Eravamo un po' stufi della frenesia della città, lavori molto frenetici, io facevo la store manager per cui lavoravo veramente 7 su 7 H24. Le difficoltà che hanno tutti i genitori in questo momento sono proprio quelle di riuscire a seguire relativamente poco, ma a livello di tempo, i figli, la famiglia, il rapporto di coppia. E abbiamo unito un po' tutte le cose, la passione per il mare, la passione per l'avventura, la voglia di stare un pochino più insieme, quindi ci siamo liberati di tutti gli averi materiali, casa, mutuo, in essere, siamo riusciti a chiudere, mobili, vestiti, abbiamo venduto tutto, veramente tutto, e con i soldi rimasti abbiamo comprato la barca, e abbiamo tenuto un budget per poter girare per un paio d'anni. E la qualità della vita è nettamente migliorata. Siamo una famiglia molto unita, stiamo sempre tutti insieme, superiamo tutte ciò che sono le gioie e anche le difficoltà, perché ci sono anche state molte difficoltà per prendere questa scelta, insomma. Che estate sarà per Gentilina? Sarà un'estate all'insegna del sole, del mare, dei lavori, perché in barca è un miracolo se un giorno riesce a funzionare tutto, e sarà un'estate all'insegna della famiglia e dell'esplorazione della Grecia per il momento. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Crepi.